Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Chi mi segue da tempo sa benissimo quanto il Xiaomi Mi 5 mi era piaciuto e soprattutto quanto mi aveva convinto. Ecco, oggi abbiamo sotto la telecamera la nuova versione di questo 2016 e il Xiaomi Mi 5S. Sono state fatte delle modifiche, delle migliorie che a seconda di Xiaomi dovrebbe essere un notevole miglioramento rispetto alla vecchia versione. Cerchiamo di capire effettivamente insieme se è così nella mia recensione completa. Le linee sono molto simili al già noto Mi 5, in questo caso però non troviamo vetro nella back cover ma alluminio, con degli inserti in plastica per le antenne. Aumenta lo spessore e anche il peso, restando comunque molto scivoloso nonostante il tentativo di fresare il frame resta instabile in mano. Ragazzi, acquistatevi una cover altrimenti lo smartphone sarà a terra dopo 3 minuti. Sarà l'aumento di spessore, sarà il tipo di materiale diverso o probabilmente il peso, ma sicuramente il feeling che ho avuto con Xiaomi Mi 5 in questo S non sono riuscito a ritrovarlo, anche se molto bello esteticamente, quasi identico, purtroppo secondo me è un passo indietro. Il frame in alluminio è leggermente stondato, riuscendo quasi a nascondere completamente il bilanciere per il volume e il tasto accensione e spegnimento. Nel profilo superiore troviamo il jack per le cuffie, perdendo il sensore IR per utilizzare lo smartphone come telecomando. Proseguendo troviamo invece il carrellino per due nano SIM. Qui ragazzi manca l'espansibilità per la micro SD, quindi se dovete comprare questo smartphone magari affidatevi alla versione da 4GB con 128GB di memoria interna, così sarete a posto. Nel profilo basso dello smartphone troviamo due griglie SIM. Su una abbiamo la cassa di sistema, mentre sull'altra troviamo il microfono principale. L'attacco centrale di tipo Type-C permette la ricarica rapida in circa un'ora e mezza nella batteria da 3200 mAh. E sì ragazzi, infatti su questa versione S è stato aumentato proprio l'amperaggio della batteria, portandola da 3000 a 3200 mAh. È una batteria che mi ha permesso di arrivare sempre a sera con circa 16 ore di utilizzo e 4 ore e mezza, quasi 5 di schermo acceso. E visto tutti gli aggiornamenti che poi potremo ricevere su questa versione di Xiaomi, sicuramente andremo ancora a migliorare quella che è l'autonomia nell'utilizzo di tutti i giorni. Quindi uno di quegli smartphone che vi permetterà di arrivare a sera senza troppi patemi d'animo. Promossa. Il pannello posteriore è perfettamente piano senza scalini, quindi quando sarà appoggiato nessun problema. Tutto questo grazie al sensore IMX378 da 12 megapixel con apertura f2.0, accompagnato da un flash bicolore montato a filo della scocca. L'interfaccia fotografica è molto semplice e curata, ma soprattutto spicca come sempre la velocità di scatto fulminea. Anche il fuoco è davvero molto veloce. Le foto sono di ottimo livello, anche se non raggiungiamo probabilmente S7 o G5, ma non siamo nemmeno troppo lontani. I risultati fotografici sono quasi sempre ottimi, anche con poca luce risulta sicuramente molto valida la qualità delle foto, ma soprattutto la velocità di scatto. Sono di buon livello anche i video che raggiungono la risoluzione 4K, la fotocamera frontale da 4 ultra pixel che anche questa riesce a scattare delle foto di ottimo livello. Nella parte frontale troviamo un pannello con un ottimo trattamento antimpronta e con una lavorazione 2,5D che ormai è diventato un classico fra tutti gli smartphone in questo 2016. Completano la parte superiore un ottimo LED di notifica super visibile e soprattutto i vari sensori di prossimità e luminosità che funzionano benissimo. Nella parte frontale dello smartphone qui in basso c'è l'altra novità di questo Xiaomi Mi 5S. Infatti lo sblocco con l'impronta non avviene più con la vecchia tecnologia ma con un dispositivo ultrasonico. Ma però purtroppo ragazzi non è ultra veloce, in quanto si riesce a sbloccare abbastanza in modo affidabile, circa 9 volte su 10, ma non è veloce come nella vecchia versione, in più ci deve essere qualche bug di sistema in quanto a volte sembra bloccarsi. Speriamo che anche in questo caso Xiaomi riesca a mettere una pezza abbastanza breve. Il display è bellissimo, luminoso, dettagliato, reale e molto reattivo, con una diagonale da 5,15 pollici con tecnologia IPS Full HD. È davvero visibilissimo sotto la luce diretta del sole. Anche con i miei occhiali polarizzati non ho avuto nessun problema.
Purtroppo ragazzi, come tanti Xiaomi, anche in questa versione siamo senza la banda 20 e quindi in certe zone sicuramente non riuscirete a beccare 4G. Con l'operatore Wind questo succederà un po' più frequentemente, ma può succedere anche con TIM e Vodafone, come qui proprio nella mia zona. Chiudendo un occhio proprio per la mancanza di questa banda, la ricezione è molto buona, superiore rispetto ad altri smartphone. Proprio l'altra sera ero fianco a fianco con un iPhone 6S e ragazzi, il mio riusciva a navigare, mandare WhatsApp e telefonare, mentre l'altro dispositivo era addirittura con nessun servizio. Quindi la ricezione è davvero buona, lo switch fra le reti, fra 2G e 3G, nessun problema, invece è leggermente lento il recupero del segnale quando sarà completamente perso. Super convincente la qualità in capsula delle chiamate, ragazzi, si sente veramente bene, tra i migliori che ho provato quest'anno. E anche dall'altra parte mi sentono benissimo grazie a due microfoni integrati. Di ottima qualità anche il volume della cassa di sistema, sia quando lo utilizzeremo in viva voce in macchina, ma anche quando andremo ad ascoltare la nostra musica, e ve lo faccio sentire immediatamente. Servizio TIM prepagato, buonasera, il credito residuo è aggiornato all'ultimo sms inviato del 14 ottobre 2016 alle ore 14:42. Ottimo wifi dual band come GPS che si è dimostrato veloce e preciso. Completiamo poi la parte hardware con un Bluetooth 4.2, l'NFC, purtroppo manca la radio FM. Il software è il solito e ormai già visto Android 6.0, vestito dall'ottima interfaccia MIUI 8.0, con le sue caratteristiche, sempre veloce e molto completa e ordinata. Manca il tasto delle applicazioni e tutte vengono messe a schermo, ma possiamo creare delle cartelle per mettere in ordine tutte le nostre app. Con uno swipe abbiamo tutte le notifiche e possiamo andare a vedere anche tutte le nostre scorciatoie rapide, mentre uno swipe contrario aprirà la ricerca universale all'interno dello smartphone. Possiamo modificare l'interfaccia con i temi, organizzare la barra delle notifiche. Come con tutti gli altri Xiaomi, anche in questo caso troviamo la funzione Second Space per creare un secondo smartphone. Tutte funzioni che ormai troviamo sugli Xiaomi con la 8.0 a bordo. Il processore è il nuovissimo Snapdragon 821 di Qualcomm con un Adreno 530, in questo caso 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibili. Xiaomi ha creato come sempre due versioni di smartphone, questa con 3 GB e 64 GB, oppure ce n'è un'altra con 4 GB e 128 GB di memoria interna. A voi la scelta. Chrome con la solita pagina della Repubblica.it gira in modo eccelso. Possiamo muoverci tra le pagine senza che questo abbia il minimo impuntamento. Anche l'impaginazione con il doppio tap è fulmineo. La Racing 3 con i dettagli al massimo gira veramente in modo fluidissimo, con tutti i dettagli attivi, ma soprattutto con una qualità di gioco impressionante. Arrivando alle conclusioni, ragazzi, vale la pena passare dal Mi 5 al Mi 5S? Se devo valutare la parte estetica, devo essere sincero, sicuramente il Mi 5 mi aveva convinto di più. Con il vetro posteriore o addirittura la ceramica aveva un feeling diverso, era più caldo, molto più bello da utilizzare durante l'arco della giornata, in quanto leggermente più fino e anche più leggero rispetto a questo. Quindi, sotto il profilo portabilità e materiali, secondo me è stato fatto un passo indietro. Per il resto, penso che questo Mi 5S sia superiore un po' in tutto, innanzitutto nel processore, passando dall'820 all'821, quindi con più cavalli, più potenza e sicuramente più vicino a tutti quei dispositivi che poi verranno prodotti in questo 2016-2017. È stata migliorata anche la fotocamera, portando a un 12 megapixel che riesce a gestire con più facilità anche quando scattiamo delle foto con poca luce. Metterei un punto di domanda invece per lo sblocco del dispositivo, quindi nel tasto frontale, in quanto questo è sicuramente più bello ma meno funzionale del precedente, in quanto la velocità e anche la qualità di sblocco non è identica. C'è solo da capire se poi magari con un aggiornamento Xiaomi migliorerà questa situazione, allora a quel punto troverò superiore questo Mi 5S anche per lo sblocco. Attualmente, per com'è il dispositivo, meglio il tastino vecchio. Tra i difetti di questo dispositivo ovviamente poi metto la mancanza della banda 20, ragazzi, ma questa è una cosa che affligge tutti gli Xiaomi, quindi se decidete di acquistarne uno sapete che per ora è così. Manca la lingua italiana, quindi non è tradotto, mancherà il Play Store, ci sarà da fare il solito magheggio per riuscire a utilizzarlo, quindi come dicono tanti è un dispositivo per utenti consapevoli. Vi ricordo inoltre che acquistando da honorbuy.it riceverete lo smartphone con lingua italiana e Play Store già installato, però perdendo gli aggiornamenti OTA, quindi se invece poi vorrete lo smartphone come l'ho ricevuto io, senza Play Store, senza lingua italiana, in inglese e cinese, però ricevendo poi tutti gli aggiornamenti, ricordate di scriverlo fra le note e honorbuy ve lo invierà
come Xiaomi l'ha rilasciato dalla propria casa. E soprattutto vi ricordo che grazie al codice sconto SCONTICINA e al link che troverete qui sotto nel video avrete un ulteriore sconto per poter acquistare questo Xiaomi Mi 5S all'interno dello shop di honorbuy.it. Noi ragazzi ci vediamo fra qualche giorno per una prossima recensione. Come sempre vi chiedo di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi alla mia pagina Facebook per vedere le prossime novità, alla pagina Telegram per vedere le fotografie a risoluzione piena di questo smartphone e ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al canale così potete supportarlo, ma soprattutto riceverete le prossime recensioni che andrò a effettuare su altri smartphone. Noi ci vediamo ancora, io vi saluto, ciao a tutti e alla prossima!